Benvenuti in questo video in cui andiamo a vedere come potete fare anche voi a riuscire a studiare fino a 200 pagine al giorno, a dare fino a 4 esami al mese, grazie al famigerato metodo OCME, che è il metodo più famoso in Italia. Da quando l'abbiamo inventato, l'abbiamo diffuso in Italia, ha aiutato più di un sacco di gente a riuscire a dare i loro esami in meno tempo, con un po' di più alti. Questo è il rullo di metodo, guardate qua, abbiamo stampato quasi tutte le testimonianze, ci è venuto un rullo enorme, più di 150 metri, che è più alto della storia della libertà, quindi immaginate un po' quanti studenti abbiamo salvato. Questa cosa ci riempie il cuore. Siamo molto fieri di questo metodo, che è uscito anche sui giornali, in radio, in televisione, dappertutto e dappertutto. E la verità è che questo metodo ha cambiato il modo di studiare in Italia. Per esempio, oramai tutti quanti parlano di schemi a cascata, usano gli schemi a cascata. Per esempio, questo è uno strumento che abbiamo inventato noi. E tutti quelli che prima si chiamavano corsi di memoria e lettura veloce, ora sono diventati tutti corsi sul metodo di studio, perché tutti quanti hanno capito l'importanza del metodo di studio grazie a noi, e non delle singole tecniche di lettura veloce, memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo metodo è veramente bello, funziona alla grande. E magari tu ti stai chiedendo: ma come funziona? Lo posso fare pure io? Ma la mia facoltà non è differente? Assolutamente no. La tua facoltà è differente dalle altre, assolutamente. Però questo metodo è fatto proprio per essere applicato in tutte le facoltà. Infatti, qualsiasi sia la tua facoltà, l'esame che devi dare, sicuramente in qualche modo lo devi organizzare, comprendere, memorizzare ed esporre. Se non devi fare queste quattro cose, puoi anche chiudere qui questo video. Mi dispiace. In cambio ti farò vedere un cane di peluche bellissimo che si chiama Maialane, e il mio peluche che è metà maialino, metà cane. Saluto da Maialane. Ecco qui, almeno non hai sprecato il tuo tempo. Ciao. Se invece capire come funziona il metodo OCME e come applicarlo nei tuoi esami per riuscire a dare i tuoi esami in meno tempo, con un po' di più alti, e quindi risparmiare un sacco di tempo all'università e viverti alla grande gli anni più belli della tua vita, allora stai con me fino alla fine. Questo metodo è complesso, è scientifico, sembrano semplici queste quattro fasi, ma in realtà dentro hanno diverse tecniche, diversi strumenti che devi imparare a padroneggiare. Quindi questo video sarà un po' più lunghezza del solito, ma se resti con me fino alla fine vedrai che ci divertiremo, sarà utile. Ok, perché abbiamo deciso di fare questi video? Perché da una parte ovviamente per uno scopo divulgativo, perché è giusto che più studenti possibili imparino a padroneggiare questo metodo e quindi a spaccare all'università. D'altro canto stanno girando un sacco di bugie e di bufale riguardo il nostro metodo, e di gente che prova a insegnare le nostre cose dicendo delle menzogne, e quindi dovete smetterla, e io la farò smettere questa cosa grazie a questa serie di video che vi piaceranno tanto. Ora però, prima di passare al metodo, mi raccomando, non è che pensiamo che il metodo è soggettivo, ognuno sa come vuole, non è che mi fate, ti prego non mi far ripetere sempre le stesse cose, ok? Facciamo un po', magari tu sei gente e già lo sai che il metodo OCME può essere applicato a tutte le facoltà e il metodo non è soggettivo, eccetera eccetera, ma facciamo che faccio un piccolo riassunto per le persone che magari non sono preparate e intelligenti come te, ok? Quindi lasciami chiudere un po' di obiezioni prima di buttarci all'interno del metodo. Prima obiezione: io già ce l'ho un metodo di studio, io ho fatto il classico, io già so studiare. È vero tesori miei, è vero che già studiamo, ma come dice il professor Robert Bjork in una sua conferenza del 2016, How we learn versus how we think we learn, dice: in realtà quello che noi crediamo essere il nostro metodo di studio è una specie di cavallo di Troia che all'interno contiene tutte le abitudini negative che abbiamo assorbito dagli altri. Quindi quello che dice il professor Bjork, che è un noto psicologo americano, un professore dell'Università della California, dice: nessuno ci insegna mai a studiare, nessuno dice guarda queste sono le tecniche più scientificamente forti per studiare. Semplicemente arriviamo a scuola e iniziamo a vedere gli altri come studiano, quello usa gli evidenziatori, quello usa i riassunti, quello fa il legge e ripeti, vabbè inizia a fare un po' così, un po' colà, e quindi assorbiamo tutte le abitudini negative che in realtà ha la società. Perché? Perché in realtà tutti quanti credono di sapere come funziona l'apprendimento, ma in realtà c'è un grandissimo fraintendimento. Cioè, quello che dice il professor Robert Bjork è che la società pensa che la mente funzioni un po' come un registratore, per cui tu premi rec, registri, e poi premi play e riproduci. Quindi tu leggi, registri, e poi parli e riproduci. Però in realtà la memoria non funziona così. La memoria assomiglia più a una gigantesca ragnatela ipercomplicata piuttosto che a un semplice registratore, ok? Quindi in realtà quello che noi crediamo essere il saper studiare è semplicemente un cavarcele, un po' come un nuotare a cagnolino, no? Sai, tu quando nuoti a cagnolino ti arrangi, diciamo che galleggi, no? Quando impariamo a nuotare semplicemente ci buttano in acqua, dice vai impara a nuotare ok, quindi a cagnolino impariamo a galleggiare, se non affoghi. La prima volta mi ricordo mi ha salvato papà, che mi ha preso tipo gatto, mi ha tirato fuori. Grazie papà, grazie a te sono qui a fare questi video, grazie. Grazie babbo. E quindi insomma impari a galleggiare, impari ad andare a cagnolino. Ma andare a cagnolino, quindi riuscire a galleggiare, non vuol dire saper nuotare in maniera professionale. Cioè Federica Pellegrino non può andare a cagnolino, lei deve saper nuotare in maniera professionale. Quindi esattamente come il nuotare a cagnolino va bene quando devi fare il bagno con gli amici o devi andare semplicemente in piscina a divertirti. E diciamo che il cavarcela nello studio tra gli evidenziatori, leggere e ripetere e sottolineare va bene fino alle 20 paginette del liceo. Poi a un certo punto per l'università, esattamente come se tu vuoi andare a fare le gare olimpioniche, hai bisogno di imparare a nuotare in maniera
professionale per l'università, dato che non si tratta più delle 20 paginette, ma si tratta del mattone di 1200 pagine incomprensibile che non si capisce niente, allora lì hai bisogno di un metodo di studio universitario. Poi c'è un'altra obiezione, per cui il metodo è soggettivo, ognuno studia come vuole. Fammi dire due parole anche su questa. Allora, sì, è vero, siamo tutti diversi, però è esattamente come le macchine. A livello di apprendimento, i nostri cervelli funzionano simili, esattamente come se io mangio, poi cago, tu mangi, poi caghi. Allo stesso modo, comprensione, la memorizzazione, l'esposizione, l'efficacia personale, la gestione del tempo funzionano più o meno nella medesima maniera, esattamente come, che ne so, le macchine, il loro percorso è diverso dalla Ford Fiesta, che è diversa dalla Fiat Panda, ma non è che per ogni macchina che cambi poi ti prendi una patente diversa, cioè più o meno le macchine si portano nella medesima maniera. Quindi è vero che siamo tutti diversi, ma questo metodo in particolare poggia le sue basi scientifiche su ciò che è la mente umana in generale, ok? Che sia la mia, che sia la tua o che sia quella del professore. Per quanto riguarda poi i vari stili di apprendimento, cinestesici, visivi, uditivi, non ci sto manco a perdere tempo, è stato dimostrato innumerevoli volte che non è vero che ognuno apprende in maniera diversa. In particolare dal professor Paschler nel 2008, anche lui professore dell'Università della California, ha scritto un articolo sulla questione in cui ha detto che non ci sono evidenti prove scientifiche che dimostrino che vada impostato in maniera diversa l'apprendimento e il metodo di studio in base ai differenti stili cognitivi. Quindi, capitolo chiuso, non lo voglio nemmeno aprire per piacere. E poi forse la cosa più importante, perché un metodo di studio universitario? Cioè non va bene tipo un metodo di studio? Allora, io e Andrea abbiamo deciso di creare un metodo universitario perché quando eravamo all'università, diciamo, ci siamo accorti che abbiamo iniziato a studiare la formazione riguardo l'apprendimento, le tecniche di lettura veloce, le tecniche di memoria e le mappe mentali, eccetera eccetera, e ci siamo accorti che in realtà tutti quegli strumenti erano bellissimi, cioè nel senso avevano la loro valenza scientifica, ma erano inapplicabili all'università proprio perché non erano state pensate per l'università. E quindi che succede? Che se tu fai un metodo di studio che va bene sia per quello delle elementari, sia per quello delle superiori, ma anche per i venditori, per i fruttivendoli, e quindi erano tecniche che andavano bene un po' per tutti e quindi veramente per nessuno. Faccio un esempio, per esempio le mappe mentali, che sarebbero tipo quei ragni colorati con le immagini eccetera eccetera, di per sé sono uno strumento bellissimo, inventate anche tra l'altro da Tony Blusan, che è una delle icone dell'apprendimento delle tecniche di memoria a livello mondiale, è fantastico. Però quelle mappe non vanno bene per i test universitari perché sono 1200 pagine, quindi perdi tantissimo tempo a fare tutti quei disegni, tutti quei colori eccetera eccetera, che non è che non funzionano, è che ci perdi dei mesi a farle, e il ricordo che ne deriva non ripaga lo sforzo perché perdi veramente un casino di tempo a colorare, a fare disegni eccetera eccetera. Le mappe mentali vanno bene per i bambini, per il pensiero creativo, per il brainstorming. Infatti, se vai su Wikipedia, proprio la mappa mentale per eccellenza è quella sulla solidarietà, ed è fantastico fare le mappe colorate per la solidarietà eccetera eccetera. Io probabilmente a mio figlio gliele farò fare, ma per l'università non vanno bene, anche perché quando venivano proposte agli studenti gli si diceva di prendere le parole chiave direttamente sul libro, quindi cerca le parole chiave, mette nelle mappe mentali, ma non va bene perché se i testi universitari fossero scritti in maniera super lineare, super semplice, e non fosse necessaria la rielaborazione, allora tu puoi procedere alla memorizzazione direttamente sul testo universitario. Ma dal momento che il testo universitario è scritto come è scritto, diciamo, e non mi voglio sbilanciare, le mappe mentali non vanno bene per i test universitari, non possono essere applicate sui test universitari, ti fanno perdere un sacco di tempo. Ma questa cosa nessuno la diceva, perché nessuno pensava a un metodo per gli studenti universitari. Le mappe mentali servono, insegniamole. E quindi ci ritrovavamo tutti questi esperti, cosiddetti esperti formatori, che si leggevano il libro in inglese bestseller su Amazon, su il nuovo schema, lo schema pesce, lo schema banana, la mappa circolare, ecco qua, e ti impacchettava sto metodo così, ecco qui anche io ho fatto il metodo. Ma non essendo dei metodi universitari, c'erano un sacco di tecniche che ti facevano perdere un casino di tempo e non ti servivano per l'esame. Quindi tante tecniche che insegnano lì fuori per il metodo di studio in realtà fanno bene così nel laboratorio astratto freddo sul testo a cazzo che prendono, o addirittura lo fanno pure sui testi dei bambini, a volte di Jimmy che va a fare la spesa e il bambino si ricorda di più con la mappa mentale, grazie al cazzo è stato un'ora a colorare, piccolo mio, piccoli miei, tesori miei. Ma quando si tratta dello studio universitario e dobbiamo memorizzare il malloppone di 1200 pagine, non possiamo usare le mappe colorate. Ci sono strumenti molto più potenti come quelli che ti mostrerò tra poco. Un altro esempio, per esempio, è anche la tecnica del pomodoro, che va bene, bellissima, che sarebbe 25 minuti, lavori, studi, fai l'attività, 5 minuti di pausa, ok? Ma è troppo astratta, non è pensata per l'università, anche perché ogni fase richiede una tempistica diversa, ok? E poi il ripasso dove lo fai, quando lo metti, cioè non è un tempo pensato per lo studio. Però si leggono il libro sulla tecnica della pomarola, ok, la tecnica del limone, la tecnica dell'insalata, e fanno il corso della tecnica della frutta, ma non ti garantisce un risultato. E a me, Andrea, facevi il nervosino questo, cioè, dicevamo sto cazzo di libro delle tecniche di memoria e lettura veloce e sfogliavi, ma quando cazzo arriva il metodo? Ma che cazzo devo fare di preciso? Capito? Non c'era questo, non c'era il che cazzo devo fare spiegato senza super cazzo, perché poi stanno questi qua che ti riempiono di super cazzo per far vedere che hanno capito, ma poi non hanno risultati all'università, né loro né gli studenti che seguono.
sono purtroppo poveri cristi che si affidano a queste persone che non sanno quello che fanno in questo momento, perché appunto il loro lavoro non è sapere far ottenere un risultato, ma il loro lavoro in quel momento è ripetere quello che hanno letto sul libro, anche se sono delle tecniche che non sono minimamente pensate per l'università. È per questo che non abbiamo fatto un semplice metodo di studio, ma un metodo di studio universitario. Quindi mi raccomando, diffida dalle supercazzole. Quando tu stai ascoltando a uno, chiediti: ma questo che cazzo di risultati ha avuto? Ma mi puoi insegnare qualcosa? O mi sta semplicemente ripetendo delle cose che ha studiato in teoria, ma io non posso applicare? Ok, questo è un mindset molto molto importante che devi avere subito, perché altrimenti non ti formare proprio. Cioè, se non hai questo mindset del risultato, ascolto chi ha risultati, non ti formare proprio, piuttosto studia come stai facendo, ma non ti andare a formare da persone che ti fanno studiare dei mesi o che ti vogliono convincere che devi studiare dei mesi, ok? Perché ti fai del male, mi dispiace, e non voglio assolutamente che ti fai del male. E, ok, dopo questa intensissima e brevissima premessa, procediamo ora con il sacro metodo dell'OCME. Procediamo subito con la prima fase, che è quella di organizzazione. Allora, perché l'organizzazione è importantissima? Perché, come dice il famoso allenatore americano Bobby Knight, tutti vogliono vincere, ma pochi vogliono prepararsi a vincere. E nella fase di organizzazione ci prepariamo proprio a vincere. È quella fase in cui noi andiamo a studiare il nostro piano di attacco, perché pianificare è importante, perché come dice Winston Churchill, colui che non riesce a pianificare sta progettando di fare. Ok, quindi nella fase di organizzazione noi andiamo proprio a organizzare in ogni singolo dettaglio cosa faremo durante la sessione. È una cosa molto importante sia a livello di strategia d'esame, sia a livello di gestione del tempo, sia a livello di gestione delle attività collaterali, come vedremo tra poco. La fase di organizzazione è la fase più trascurata, perché è anche la più noiosa, diciamo, no? Perché alle persone piace fare, non piace pensare come fare, no? Un po' come nel viaggio. Chi è che si vuole mettere lì a organizzare, a fare la valigia, non voglio fare mamma? No. E quindi a volte, pur di non organizzare, andiamo addirittura all'avventura. Ma lo sappiamo, io tutti i viaggi che ho fatto all'avventura sono andati in merda. Stai là tipo, ma che ce ne fu? Andiamo lì, poi vediamo che succede. No, era tipo così. Questa era l'organizzazione. Però puntualmente, tutte le volte che ci organizzavamo così, finivamo nei peggiori bar di Caracas, nei peggiori hotel del mondo, con i ragni e i topi che dormivano insieme a te. Comunque, non succede sempre così, però la maggior parte delle volte che tu non organizzi, non pianifichi un'attività, quell'attività, quella serata, quella vacanza, quel progetto va male. Ok, questa è una cosa molto importante. Quindi, se vuoi essere un vincente, devi imparare a pianificare come un vincente, perché la vittoria va pianificata. La fortuna non può essere annullata, ma può essere gestita. Questa cosa è importantissima. Quindi, cosa facciamo nella nostra fase di organizzazione? Allora, la prima cosa, molto scontata in realtà, è quella di gestire nella fase di organizzazione tutte le attività collaterali. Quali sarebbero? Sarebbero, per esempio, le lezioni, il laboratorio, ovviamente, non è che noi viviamo sulle nuvolette. Tu dici: prepari gli esami in 7 giorni, e in questi 7 giorni sono compresi i laboratori, le attività, i progetti, le esercitazioni? Ovviamente no, devono essere fatti in qualche luogo temporale. Questo luogo è l'organizzazione, quindi ti devi preoccupare che in tutta la fase di organizzazione compri tutti i materiali, recuperi tutte le dispense, i compendi, fai tutti i laboratori, tutte le esercitazioni, tutti i progetti, tutte le cose devono essere fatti prima della fase di comprensione. Quindi i 7 giorni, i famosi 7 giorni di metodo universitario, poi possono anche non essere 7 giorni, raga, possono essere 14 3 8 10, basta che sono di solito la metà minimo di quello che ci metti di solito. E quindi ti stavo dicendo, nei famosi 7 giorni, chiamiamoli così, c'è la fase di comprensione, memorizzazione e disposizione, non la fase di organizzazione, che va fatta prima. Quindi mi raccomando, non mi far vedere che nella fase di comprensione fai gli schemi: ah, oddio, mi sono dimenticato il compendio, andi a prendere il riassunto da quello. Può capitare, ma non deve capitare. Quindi dobbiamo relegare tutte queste attività nella fase di organizzazione. La seconda cosa importantissima è questa qui, la strategia d'esame. In questa parte, diciamo, del metodo, tutte le tecniche e i metodi che abbiamo introdotto servono a riuscire a capire come dare l'esame in maniera tale che piaccia al professore. Cioè, tu prima di studiare il libro devi studiare la cattedra. Che cosa vuol dire? Che allora gli studenti evidenziano, no? Evidenziano, fanno i riassunti, fanno le cose, cercano di selezionare le cose più importanti e cercano di andare a prendere all'interno del libro e catturare all'interno del libro quelle che sono le cose importanti che possono piacere al professore, sostanzialmente. Ok, e quindi studiamo gli argomenti. Io mi ricordo, evidenziavo in verde le cose importantissime, in giallo le cose un po' meno importanti, e poi sottolineavo quelle ancora un po' meno importanti, in arancione le date, pure i numeri, e poi lasciavo senza niente le cose di cui non mi fregava un cazzo. Però, diciamo, all'inizio era tutto fatto soprattutto sulla base di un sentimento personale, cioè di un'intuizione personale. Quindi penso che questa cosa sia importantissima, allora la sottolineo. Beh, penso che questa cosa non sia mai, allora la lascio stare. Cioè, io prima preparavo l'esame e poi capivo in sede d'esame se l'avevo preparato bene o no. La strategia d'esame serve a
capovolgere questa cosa e a far sì che tu già a casa sai se passerai o no l'esame, perché come dice Sun Tzu, un famoso generale filosofo cinese, la guerra si vince prima di combatterla, e come dice Giuseppe Zhou, che sarei io, l'esame si passa prima di darlo, e grazie alla strategia che aumenti la possibilità di prendere 30 e aumenti la possibilità che tu lo dai in 7 giorni, facendoti le cose più importanti andando a fortuna? No, assolutamente no, questo metodo non è basato sulla fortuna, altrimenti gli studenti che usano questo metodo non potrebbero dare 4 esami al mese, 10 esami all'anno, 14 esami all'anno, 8 esami a sessione, perché la botta di culo ci può essere una volta, non 10 volte di seguito, ok? Quindi lascia stare la fortuna, quella cosa non funziona, anche perché la strategia d'esame è una parte, quindi se anche fai bene la strategia d'esame, ma non fai bene il resto, non basta, ok? Quindi la strategia d'esame si basa su questa filosofia qua, cioè io devo capire come fare a far sì che io preparo l'esame come lo vuole il professore e non come lo voglio preparare io. Ti faccio l'esempio, se tu fai una cena a sorpresa per il tuo partner, ok? Per il tuo ragazzo, per la tua ragazza, che fai? Gli fai il tuo piatto preferito o il suo piatto preferito? Ecco, gli fai il suo piatto preferito. Allo stesso modo, quando andiamo all'esame, non dobbiamo preparare l'esame come secondo noi dovrebbe essere preparato, ma dobbiamo capire come lo vuole il professore, ok? Quindi sia a livello di contenuti, sia a livello di come rispondere, ok? Quindi questo concetto della strategia d'esame va bene anche se il professore apre il libro a caso, anche se non hai le domande, vale sempre, ok? Questa indagine preventiva deve essere sempre fatta e devi studiare la cattedra prima di studiare il libro, non aprire quel cazzo di libro se non hai capito come funziona questa cattedra, ok? Uno. Terzo pilastro importantissimo della fase di organizzazione è la gestione del tempo, il time management. È importante la gestione del tempo perché se non sei tu a gestire il tempo, allora saranno le scadenze a gestire te. Allora passerai un sacco di giorni improduttivo a casa senza voglia di studiare e poi con la strizza i giorni prima dell'esame. Ti è familiare questa cosa? Anche a me, l'ho vissuta per i primi 4 anni di università, fino a quando non ho capito che dovevo io gestire il mio tempo prima che fosse la paura a gestire me. Quindi come gestire il nostro tempo? Allora, prima di tutto è importante che inizi a darti molto meno tempo per preparare gli esami, perché che cosa fanno gli studenti di solito? Si danno tantissimi mesi. Questo esame è impossibile, ci metterò 6 anni, 6 mesi, 8 mesi, ok? Però in realtà non sempre darci più tempo ci permette di avere un risultato maggiore, ok? Perché se stiamo facendo una cosa male è inutile farla per più tempo, è inutile farla di più. A volte il segreto è proprio farla di meno o comunque farla meglio. Ti faccio un esempio. Se per esempio tu stai baciando una persona, no? E vuoi che il bacio vada meglio, molto spesso mettere più lingua non è che migliorerà la situazione, anzi molto spesso la peggiora, diciamo, no? Per baciare bene devi baciare meglio, devi metterci un po' di passione, di attenzione, un po' di strategia anche, no? Te ne vai, vieni, te ne vai, no? Più o meno, cioè, fa un esempio. Allo stesso modo nello studio è la stessa cosa, non devi fare una cosa per forza di più, ma la devi fare meglio. Al mio quarto anno, per me è stata chiarissima questa lezione, io quando ho dato 2 esami al mio quarto anno prendendo 2 20, non è che ho studiato una settimana per quegli esami, ho studiato 4 mesi per il primo e 6 mesi per il secondo e ho preso 20, ok? 2 20 ho preso, che è una cosa terribile. E invece al mio quinto anno ne ho dati 14 e nessuno l'ho preparato in più di 20 giorni, alcuni in 7, alcuni in 2, alcuni in 10, ma mai più di 20 giorni, perché a un certo punto mi era chiarissima questa cosa qua, cioè che più tempo mi davo e più c'era quella che è chiamata la dilatazione del tempo, e mi piace chiamarlo il tempo a pressione, come se tu comprimendo il tempo aumenti la pressione del tempo e quindi aumenti anche la tua produttività. In che senso? Se per esempio io devo andare ad un appuntamento e c'ho mezz'ora, che mi sveglio la mattina, c'ho l'appuntamento alle 9:30, mi sveglio alle 9, allora così vado di fretta, vado in bagno, faccio la pipì, faccio la doccia, mi asciugo i capelli, vado molto veloce, mi lavo i denti, esco fuori e non vado nudo fuori, mi vesto, poi vado fuori e per le 9:30 sto all'appuntamento, ok? Che succede? Che se invece di avere mezz'ora io ho 1:30, faccio le stesse identiche cose ma in 1:30. Dai, ti è capitato pure a te, è sicuro? Ti sveglio, sono arrivate le notifiche, TikTok, Instagram, così qua, ti alzi, vai in bagno, fai la pipì con calma, poi ti metti la doccia, ascolti 2 o 3 canzoni, poi vai, ti asciughi i capelli per ore, a me poi il rumore del phone mi fa impazzire, io ho la playlist su Spotify col rumore del phone. Pochi capiscono questa passione, ma se tu hai questa passione per il rumore del phone, mi capirai? Starei le ore, i giorni a ascoltare il phone. E quindi ci metto 1:30, ho fatto le stesse identiche cose, cioè alla fine arrivo comunque preparato alle 9:30 lì. Però ho fatto, cazzeggiato, ho perso tempo, me la sono goduta, va bene, ok? Però diciamoci la verità, 3 mesi di preparare un esame non è tutta sta goduria, ok? Costanzia, sta cosa che non ti ricordi le cose, cioè insomma ci siamo capiti. Quindi ovviamente l'esame vogliamo che duri il meno possibile, poi ovviamente l'obiettivo non è usare
usare qualche trucchetto per fregarsi l'esame e basta, e sempre comunque liberarsi del tempo per formarti, poi puoi studiare anche dopo l'esame, o comunque avere in una settimana la preparazione che lo studente medio ha in un mese e mezzo, che è sempre quello l'obiettivo. Però comunque nel momento in cui tu ti dai molto meno tempo per preparare l'esame, tu sei molto più produttivo. Poi un'altra cosa importante è che tu non puoi fare qualcosa di straordinario se innanzitutto non decidi di fare questa cosa straordinaria, ok? Per esempio, io mi ricordo che la mia rivoluzione non è iniziata con il primo esame, è iniziata al telefono con mia madre, perché era una mattina, stavo passeggiando per Bologna, erano le 10 di mattina, a un certo punto c'ho questa intuizione, chiamo mia madre e voglio farle una promessa, voglio fare un contratto verbale con lei, e dico: ma ho deciso, questo mese do 4 esami. E mia madre: Giuseppe, ma hai bevuto? E io: no, ma sono le 10 di mattina. E lei dice: ma perché l'anno scorso ne hai dati 2 in un anno, 4 in un mese mi sembra troppo, cioè ne puoi fare anche solo 1 in un mese, va benissimo. E io le ho risposto: no, ma supererò i miei limiti per dimostrare a tutti che si può fare. Boh! Wow, wow, wow. E infatti poi ce l'ho fatta. Sono riuscito a dare 4 esami in quel mese, ok, con una media alta, molto più alta di quello che avevo prima. E per me è stata una liberazione. Come c'è stata quella rivoluzione? C'è stata perché l'ho deciso. Perché ho deciso di dare 4 esami al mese. È impossibile dare 4 esami al mese se non decidi di dare 4 esami al mese. è logico, ovviamente. Poi un'altra cosa importante della gestione del tempo è il tempo da dedicare a ogni fase. Vediamolo un po'. Allora, come vedi, qui ho scritto una percentuale indefinita per la fase di organizzazione. Perché ti ho già detto che qui vanno le lezioni, i laboratori, le esercitazioni, eccetera, eccetera. E quindi qua dipende da se segui, se non segui, fai laboratori o non fai laboratori. E quindi è indefinito, ok, niente percentuale. Poi alla fase di comprensione devi dedicare il 60% dei tuoi giorni, non di quelli che ti restano da vivere, quelli che vuoi dedicare all'esame. Il 30% alla fase di memorizzazione, il 10% alla fase di esposizione. Che cosa vuol dire? Ti faccio un esempio pratico. Se per esempio vuoi preparare un esame nei famosi 7 giorni, devi dedicare 4 giorni alla comprensione, 2 giorni alla memorizzazione, un giorno all'esposizione. 4 più 2 più 1 fa 7 giorni. Poi, per quanto riguarda la comprensione, lo strumento più potente in assoluto che abbiamo inventato noi, che abbiamo divulgato in Italia, è proprio quello dello schema a cascata, che è una figata. Perché? Per tanti motivi, in particolare qua te ne ho scritti 3, cioè perché ti permette di avere una risposta eterna, ti permette di estrarre e ti permette di creare una gerarchia. Che cosa voglio dire? Uno, risposta eterna da 30. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la difficoltà principale degli studenti universitari quando studiano è soprattutto quello che quando vanno a ripetere, quando vanno a studiare, è come se ogni volta costruissero un discorso diverso, perché ogni volta provi a dirlo a parole tue, non ti prepari un discorso, non ragioni in termini di risposte, quindi ogni volta è come se inventassi una canzone, è come se improvvisassi, no? È difficile memorizzare una canzone che improvvisi, è più facile memorizzare una canzone che è sempre la stessa. È quello che ti permette di fare lo schema a cascata, cioè tu nello schema a cascata ragioni per risposte, scrivi esattamente la risposta da 30 che tu vorresti portare al professore, cioè che se lui ti chiede quella cosa, tu gli puoi fare questo discorso, e se gli fai questo discorso lui ti mette 30, ok? E questa è la bellezza dello schema a cascata. L'altra potenza è l'estrazione, cioè la possibilità di estrarre dal libro tutto ciò che è più importante e separarlo da ciò che è meno importante. Perché questa cosa è importantissima? Perché quando gli studenti studiano, è vero che selezionano le cose più importanti, cercano di capire questo non serve, questo serve, però resta tutto mischiato, tutto insieme, in questa confusione, in questa palude di ansia, di paura, di senso di colpa. Perché c'è questo senso di colpa? Perché costantemente hai sotto gli occhi le cose che hai deciso di trascurare. E invece no, perché occhio non vede, ansia non duole. Ok, quindi se hai capito qual è la cosa più importante, la devi estrarre fuori, la devi mettere in questo schema e devi lasciare stare il resto. E il tuo occhio psicologico, il tuo occhio emotivo si deve focalizzare solo su questi schemi che tu devi sapere benissimo, ok? Devi studiare solo questi. L'altra cosa bella degli schemi a cascata è che ti permettono di costruire subito una gerarchia tra i concetti, appunto si chiamano a cascata per questo motivo. E perché è importante la gerarchia tra i concetti? Quindi stabilire qual è il concetto madre, qual è il subconcetto. Perché come ha dimostrato il famoso psicologo canadese Andel Tubing, nel momento in cui noi classifichiamo degli argomenti, creiamo una gerarchia tra i concetti, quindi andiamo a creare questa gerarchia del questo concetto appartiene a questa categoria, questa a quest'altra categoria, quindi andiamo a creare questa gerarchia all'interno di un foglio. Questa gerarchizzazione ci costringe a rielaborare da una parte gli argomenti e quindi a capirli meglio, ma soprattutto ci costringe ad andare a gettare quei semini della memorizzazione che poi ci faciliteranno la fase successiva. Lo vedi come è una catena di montaggio perfetta? Per questo serve un metodo, per questo non basta lo schemino, la mappina e lo schema di qua, la banana e lo schema pesce e la mappa lampada, tutto stronzata. Cioè ci vuole una ricetta pensata per l'università che ti permette di pigliare quel cazzo di mattone, fare in modo che ti ricordi le cose all'esame, che quando le esponi il professore vede che sei da 30 e ti mette 30, ok? Questo è l'obiettivo, e ci vuole una ricetta apposita, tutto il resto su stronzata, quindi lasciamole agli altri, noi focalizziamoci su quello che ti farà preparare gli esami in 7 giorni. Ok, ora passiamo alla fase della memorizzazione, che è una fase fighissima, ovviamente a me piace tantissimo dato che sono memory coach.
la memorizzazione è completamente diversa dalla comprensione, ma è assolutamente susseguente, quindi poggia le sue basi sulla comprensione. Quindi mi raccomando, non puoi saltare una fase, devi farle tutte, perché non puoi fare la memorizzazione senza fare la comprensione. Perché è importante la memorizzazione? Perché se tu comprendi, non vuol dire che ricordi. Qui tu mi dirai: Giuseppe, ma a me mi hanno sempre detto che se tu una cosa la capisci poi te la ricordi, e che è una stronzata, perché facilmente smentibile, perché basta che prendiamo l'esempio delle chiavi, no? Se mi hai dimenticato le chiavi da una parte, tu quando le hai messe là lo sapevi, cioè tu l'hai capito, metto qua, poi la tua mente l'ha completamente cancellata perché non te lo ricordi più. Oppure, per quanto possiamo capire delle cose all'esame, ci sono dei dettagli tecnici che dobbiamo memorizzare per forza. Per esempio, che lo sbarco in Normandia è avvenuto il 6 giugno del 1944, oppure che la definizione di imprenditore è data dall'articolo 2082 del codice civile, oppure che l'ippocampo è situato nella zona interna del lobo temporale, oppure che l'acido fosforico H3PO4. Io queste cose me le devo ricordare. Ma è ovvio che sia così, perché capire una cosa è diversa da memorizzarla. Non vuol dire che una cosa l'abbiamo capita e allora sappiamo richiamarla a comando. Per esempio, anche quando uno si scrive un discorso, no? Qualsiasi persona che ha parlato in pubblico lo sa che decidere che cosa devi dire sul palco e quindi prepararti un discorso non basta poi a ricordartelo. E io quel discorso l'ho capito, l'ho scritto io, però per ricordarmelo devo memorizzare i punti chiave che devo toccare, perché altrimenti rischio di saltare un passaggio. Ok, quindi comprendere è diverso da memorizzare. E all'università dobbiamo memorizzare un sacco di cose, quindi nella parte di comprensione andiamo a comprendere e poi nella parte di memorizzazione andiamo a memorizzare. Il primo elemento fondamentale della parte della memorizzazione sono gli schemi a cascata. E tu dici: Giuseppe, ma mi hai appena detto che la comprensione è diversa da memorizzazione. Sì, infatti ho già detto di fare gli schemi a cascata nella parte della memorizzazione, ma semplicemente di memorizzarli. Però è più facile la memorizzazione proprio perché prima hai fatto gli schemi a cascata. Vedi che catena di montaggio bellissima. Poi dopo abbiamo le mappe mnemoniche. A questo punto sì che dobbiamo andare a prendere le parole chiave per memorizzare gli schemi a cascata, e le parole chiave non le andiamo a prendere sul libro, come dicono quelli che non hanno fatto un maturo universitario, ma le parole chiave vanno prese sugli schemi a cascata. E poi alla fine abbiamo il leggendario palazzo della memoria, che è la tecnica di memoria più potente al mondo, lo usava già Cicerone, Giordano Bruno, Pico della Mirandola, Piero da Ravenna, e questa tecnica li ha resi delle leggende della loro epoca. Per esempio Pico della Mirandola sapeva tutta la Divina Commedia a memoria, dal primo verso all'ultimo e anche al contrario. Attualmente i campioni di memoria riescono a fare delle cose straordinarie col palazzo della memoria, tipo riescono a memorizzare un mazzo di carte in 20 secondi, o a memorizzare 130 parole in 5 minuti, o a memorizzare tipo 600 numeri casuali in 5 minuti, veramente fanno delle cose straordinarie. Però anche qui è sorto un gravissimo problema, cioè quando ho scoperto il palazzo della memoria ovviamente ero estasiato, però a me non interessava memorizzare i mazzi di carte, i numeri e le parole, volevo spaccare l'università. Ok, sostanzialmente. Cosa è successo però? Quando ho chiesto ai campioni di memoria come applicavano il palazzo della memoria all'università, loro mi hanno risposto: no, non lo applico, non si può applicare. E anche tuttora, oggi, ci sono dei campioni di memoria che dicono: no, il palazzo della memoria all'università non si può applicare. E io ho detto: ma com'è possibile che Cicerone diceva che si poteva applicare ai discorsi, all'ars retorica, e voi dite di no? E lì c'è stata un'altra prova del fatto che nessuno si era preoccupato di declinare queste tecniche per l'università. Nessuno aveva creato un sistema che appunto effettivamente il palazzo della memoria direttamente sui libri universitari è inapplicabile, ma col sistema memoria universitaria tu ci puoi riuscire. Quindi dire che il palazzo della memoria non si può applicare ai test universitari è un po' come dire non si può bere l'uva. In realtà è vero, l'uva non si può bere, perché prima devi trasformare in vino. E quindi ecco che se inserisci il palazzo della memoria in questo processo, in questo sistema che abbiamo chiamato memoria universitaria, ecco che il palazzo della memoria diventa quella tecnica che ti può permettere di memorizzare in 2 giorni quello che gli altri memorizzano in 3 settimane. Cioè è una cosa bestiale. Io ogni volta che davo un esame in 6-7 giorni tornavo a casa e ringraziavo il cielo di aver conosciuto il palazzo della memoria che mi ha cambiato la vita. E infatti da lì poi ho aperto palazzodellamemoria.it, perché in Italia quasi nessuno lo conosceva, quindi abbiamo iniziato quest'opera di divulgazione. Purtroppo ora qui non ti posso spiegare bene come funziona la tecnica, cioè praticamente posso spiegare velocemente: consiste nel trasformare le informazioni astratte e fredde dei tuoi esami in immagini calde e coccolose che vai a mettere all'interno dei tuoi loci, che è dei luoghi nella tua testa. Sembra un casino. Ok, ma ti assicuro che è strapotente, ti permette di memorizzare istantaneamente delle informazioni e di metterle direttamente nella memoria a lungo termine. Se vuoi imparare insieme a me a usare questa tecnica, nel link in descrizione trovi il webinar gratuito Laurea Lampo, che è un webinar gratuito di 2 ore in cui io e Andrea approfondiamo un po' questi temi, un po' il metodo, e poi ti faccio fare anche un esercizio insieme a me sul palazzo della memoria, e quindi vedi un po' come si costruisce un palazzo, come si applica alle informazioni dei tuoi esami, eccetera eccetera eccetera. Comunque veramente è una figata, ti consiglio di andare in descrizione, vai nel link, lascia la mail e goditi l'esercizio, la dimostrazione, e impara anche tu la memoria.
Ok, siamo arrivati all'ultima parte, che è la parte di esposizione, che è l'ultima ovviamente e non meno importante fase. Tra l'altro, a proposito di esposizione, se n'è quasi andata la voce perché sto parlando da un casino di tempo. Ho una voce molto fragile. Ma parliamo di esposizione, quindi andiamo un po' più veloce perché sennò arrivo che non c'è più la voce. Allora, nella parte di esposizione è l'ultima parte, quindi ci dedichiamo il 10%, ma è comunque importantissimo. Anche qui è una parte che le persone trascurano perché semplicemente con leggi ripeti vanno a allenare l'esposizione mentre allenano la memorizzazione, mentre cercano di comprendere, insomma fanno un casino e quindi non memorizzano bene, né comprendono bene, né allenano bene l'esposizione. Allora, innanzitutto, da dire di importante sull'esposizione c'è che non è per forza un talento, questa cosa si può allenare. Per quanto riguarda l'esposizione, c'è questo fraintendimento per cui se io studio poi prendo 30, ma non sempre è così. Perché il professore ti mette il voto non per la preparazione che hai dentro, ma per la preparazione che esce fuori, che poi sarebbe l'esposizione, che può essere sia scritta che orale. Quindi può essere anche che tu dentro hai una preparazione da 30, però fuori esce una preparazione da 18, un'esposizione da 18, quindi il professore purtroppo ti mette il voto su quello che è uscito, no? Su quello che c'hai dentro. Quindi la preparazione è diversa dall'esposizione. È un po' come se la preparazione fosse un piatto che prepara un cuoco in cucina e l'esposizione sono i camerieri che lo portano a tavola. Ovviamente il cuoco può cucinare quanto buono vuole lui, ma se nessuno lo porta a tavola il piatto rimane lì, come il mio piatto che mi sta aspettando a tavola da un'ora che sto facendo questo video. Pasta, c'è pasta col sugo, la mia pasta col sugo, si sarà fatta freddissima. Vado a mangiare con il mio amico maialane, maialane. Quindi la preparazione non basta a prendere 30, è importante anche l'esposizione. Per esempio c'era questo ragazzo che era in una situazione molto curiosa, la mia facoltà, in cui era un ragazzo di Avellino e praticamente lui era bravissimo, era intelligentissimo, studiava la mattina e la sera. Però che succede? Che praticamente, dato che era nato nelle campagne di Avellino, quindi non era nato in una famiglia molto acculturata, diciamo che a stento parlava in italiano, quindi anche lui aveva un po' di difficoltà a parlare italiano, quindi quanto studiasse tantissimo e fosse veramente preparato, cioè sapeva veramente tutto, prendeva sempre 18. E l'ultimo esame però il professore, per compassione, cioè vedendo quella sfilza di 18, all'ultimo esame il professore gli ha messo 19 e quello è stato il giorno più bello della sua vita. E ha festeggiato il ragazzo come se fosse il giorno più bello della sua vita. Ecco, questo proprio a esemplificare un po' il fatto che per quanto puoi studiare, per quanto puoi essere preparato, se poi quello che esce non è all'altezza della tua preparazione, purtroppo vieni sottovalutato, ok? Ma noi non vogliamo essere sottovalutati, vero? Quindi vogliamo che l'esposizione sia magistrale. Per essere magistrale dobbiamo allenarla. Quindi la prima cosa che è fondamentale è la preparazione. E tu mi dirai, Giuseppe, ma non hai detto che la preparazione non c'entra con l'esposizione? Ho detto che se hai una preparazione da 30, non sempre hai un'esposizione da 30, però la preparazione è comunque importante. Quindi è importantissimo quello che abbiamo fatto prima, perché altrimenti faremo solo la fase di esposizione. Invece se c'è un metodo costituito da quattro fasi è perché evidentemente sono necessarie tutte e quattro. Quindi è come se la comprensione fossero i mattoni, la memorizzazione fosse il cemento e l'esposizione fosse la vernice, ok? Perché cosa verniciamo se non c'è un muro sotto? Quindi è molto importante. Anche Cicerone diceva: non ci può essere abilità di comunicare se non c'è una solida assimilazione di ciò che si deve comunicare. Quindi questa solida assimilazione c'è stata grazie alle fasi precedenti. Mi raccomando, non saltare un cazzo, ok? Due, abbiamo poi l'esposizione tecnica. E cosa vuol dire? Vuol dire proprio il linguaggio tecnico. Per essere percepito come un professionista dal professore, devi riuscire a parlare come un professionista della materia, cioè come uno studente che la materia l'ha dominato, ok? Questa cosa è importantissima. L'esposizione tecnica richiede allenamento, richiede dedizione delle tecniche particolari, dei metodi per essere sviluppata. L'importante è che non ti crei il paletto mentale per cui è una questione di talento. La devi allenare, puoi esporre meglio del professore, però devi allenare l'esposizione tecnica, cioè devi proprio dedicare del tempo ad andare a memorizzare, a comprendere, ad assimilare, ad usare con scioltezza quei termini e quei vocaboli tecnici che in questo momento non riesci a padroneggiare bene, perché ogni facoltà ha la sua lingua, a volte anche ogni esame ha la sua lingua. Un consiglio per quanto riguarda l'esposizione tecnica: se sei al primo anno, quindi hai poca dimestichezza con il linguaggio dell'università, mi raccomando, dedica qualche giorno in più all'esposizione, perché ovviamente se all'inizio devi iniziare proprio a capire come si ragiona, alcuni vocaboli base, quindi ti concedo questa cosa qui, ma solo al primo anno, ok? Poi infine abbiamo l'esposizione magnetica. Scusa se sto andando veloce alla fine, però non c'è tempo, sta durando veramente tantissimo questo video. Mi sono dilungato un po' troppo, doveva venire tipo 10 minuti e invece no. Per quanto riguarda invece l'esposizione magnetica, perché si chiama magnetica? Perché tu diventi come un magnete agli occhi del professore e inizi a brillare di quest'aura da studente super preparato. E come si fa? Andando a giocare sul linguaggio verbale, non verbale e paraverbale. Ok, che cosa vuol dire? Il linguaggio verbale è quello che dici, ok? Il linguaggio non verbale è come ti muovi, come ti poni, eccetera eccetera. Il linguaggio paraverbale è il modo in cui parli. Ora veramente non c'è tempo di spiegare tutto, però è molto importante andare a influenzare la prima impressione che ha il professore di te. Questa cosa è fondamentale, perché per l'effetto primacy noi tendiamo a leggere la realtà, tendiamo a leggere tutto
tutti i comportamenti e le parole che dice una persona in base alla prima impressione che ci ha fatto. È vero e scientificamente dimostrato che non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Quindi è molto importante che nel momento in cui tu fai la prima impressione al professore, deve essere l'impressione di uno studente preparato. Questo si può fare sia con lo scritto, ovviamente solo con la parte verbale, che con l'orale. Per esempio è molto importante la prima parola e la prima espressione che fai vedere all'assistente o al professore che ti esamina. È molto importante che quando ti siedi là, preparati un'apertura, cioè preparati un salve, un sorriso, perché è molto importante la prima impressione che gli dai. Ok, ma ti sto dicendo le cose più banali perché non ho tempo di approfondire la questione, però è molto importante che la prima impressione che gli dai a livello paraverbale, a livello non verbale, sia di sorriso, perché nel momento in cui lui inizia a vedere l'ansia, il balbettio, la preoccupazione, inizia a percepire impreparazione e quindi inizia a testarti, inizia a chiederti le cose più difficili, inizia a farti le domande impossibili che non fa nessuno. Quindi mi raccomando, non trascurare questa parte. Un'altra cosa importantissima, questa super segreta, per ogni schema a cascata preparati un incipit molto forte, perché appunto ogni risposta che dai deve essere solida, ma è importante soprattutto l'inizio, perché nei primi secondi, nei primi 5 secondi, se ho studiato scientificamente, che decide se tu hai studiato oppure no. Figo, no? Ovviamente in questo video mi devi perdonare, sono riuscito a dirti l'1% di quello che è questo metodo. È un metodo, è vero, molto complesso, ma anche molto scientifico, è quasi matematico, perché quando inizi a fare queste cose inizia a dare i tuoi esami in meno tempo, con voti più alti, senza ansia. Come vedi però non sono trucchetti, è proprio un processo che ti porta a sviluppare delle abilità, delle competenze. Ovviamente devi allenare, come devi allenare l'esposizione, devi allenare a fare gli schemi a cascata, devi allenarti ovviamente col palazzo della memoria, con l'utilizzo di tutti gli strumenti. Questa è come una palestra dei 30, ok? Quindi la palestra è difficile, devi investire il tempo, di investire dei soldi, però sai che se non vai in palestra hai le braccine più piccole, un po' di pancetta, eccetera eccetera. Allo stesso modo, se non vieni in questa palestra all'università, non è che hai la pancia o le braccine più piccole, ma è chiaro che c'hai l'ansia, i vuoti di memoria, gli esami non vanno come vorresti, studi dei mesi, quindi investi così gli anni più belli della tua vita su dei libri per poi scordarti le cose il giorno dopo. È brutto, no? Ed esattamente come quando vai in palestra, poi fai muscoli e sei forte. Se tu entri in questa palestra, impari a padroneggiare questo metodo, sviluppi queste competenze, queste abilità che gli altri non hanno, allora il tuo vantaggio competitivo rispetto agli altri diventa enorme, e puoi sviluppare questa abilità sia per laurearti velocemente con voti alti, ma anche per tutti i concorsi che farai, per tutte le prove che affronterai nella vita. Queste cose ti serviranno per sempre. Okay. Poi c'è tutta la parte ovviamente di gestione delle emozioni, della mente, che è importantissima, ma ti ripeto, in questo momento non ho avuto tempo di affrontare tutto. Se vuoi approfondire, in descrizione trovo il primo link, è quello di Laurea Lampo, quindi il nostro webinar gratuito di più di 2 ore, che è una figata assurda, l'hanno vista più di 600.000 studenti, quindi valla a vedere pure tu. Sono 2 ore di pura goduria metodistica universitaria. Se invece sei particolarmente determinato, già ti è piaciuto tutto e vuoi provare a entrare nel nostro master esami in 7 giorni, allora sotto il link per Laurea Lampo c'è anche il link per esami in 7 giorni, lì puoi lasciare il numero e uno dei nostri ragazzi ti contatterà il prima possibile. Qui da Giuseppe Morelli è tutto, ti auguro in bocca al lupo per la sessione, ti mando un bacione, ciao!